Marsili al termine del primo tempo tra Poggio Real e Vigian 0-0, terminata 0-0, partita comunque molto combattuta da entrambi le parti, comunque sono due portieri abbastanza forti. Autore comunque con qualche parata importante. Cosa ne pensi di questo primo tempo e cosa bisogna fare per migliorare secondo La squadra stava andando bene rispetto all'andata con loro, che purtroppo ci avevano veramente distrutti, invece abbiamo tenuto molto meglio. Secondo me se continuiamo a giocare in questo modo possiamo riuscire anche a passare in vantaggio a dispetto dell'andata. Questo anche perché comunque ci sono stati molti giocatori nuovi rispetto all'anno, alla volta scorsa. Però va bene, quindi tutto a posto per il resto. Sì, questo nuovo acquisto ci sta servendo, sta facendo molto per l'attacco e speriamo che prima o poi riesca a buttare una palla dentro. In bocca al lupo per il secondo tempo. Grazie mille. Adesso al termine della partita Vigiano contro Poggio Real, terminata 4-1 per voi, autore dell'ultimo gol, comunque una bella puntazza, che cosa ne pensi della prestazione della squadra? Allora, oggi abbiamo avuto un'intesa incredibile, tra l'altro pure con il nostro nuovo compagno, la partita è stata abbastanza combattuta, però questa volta ci siamo meritati da noi. Ok, cosa vorresti migliorare diciamo, per il resto del torneo? Ma ovviamente cosa punti? Allora, la vittoria come tutti quanti e poi giusto un po' poco a poco l'intesa tra di noi. Forza! Forza Napoli! Forza Napoli sempre!